bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata, la seconda di questa stagione 2024 di 2-4 ruote e passioni motori. Torniamo a parlare di 4 ruote e lo facciamo con una disciplina nuova per il nostro programma. Sto parlando del ghiaccio, dell'Ice Challenge che si è appena tenuta lo scorso fine settimana a Pragelato e ho qua mio ospite, il vincitore dei due round della scorsa settimana. Ciao, benvenuto. Grazie. A Giovanni Saracco e a suo papà Lorenzo. Ciao. Benvenuti. Grazie. Dicevo, se vogliamo, forse chi ci segue non lo sa, voi siete padre e figlio. Iniziamo dal papà. Iniziamo a presentare papà, sì, che ha un palmarès molto importante, 4 volte campione italiano. Sì, tra il 90 e il 2001 abbiamo vinto 4 campionati italiani. Quindi un'esperienza molto importante. Beh, all'interno di questo mondo. Logicamente gli ho trasmesso la passione, perché è una passione di famiglia che lui ha recepito molto bene e quindi sono anni che cerchiamo di arrivare a questo successo e quest'anno è arrivato la maturità perfetta di poter arrivare a competere bene con i primi. Poi logicamente non si può sempre vincere. No. Perché ci sono 7-8 piloti che sono lì che se la giocano con dei decimi, però oggi può competere e quindi la mia grande soddisfazione è questa. Per il resto non gli ho insegnato più niente, perché le macchine che usavo io avevano un cambio manuale, adesso hanno tutti i cambi sequenziali, un'altra tecnica di guida, pertanto dovessi ritornare è lui che deve insegnare a me come fare a correre sul ghiaccio. Quindi una passione nata da quando sei piccolino. Beh, la guida in generale, ecco, è una passione tramandata. Mi ricordo quando andavamo in pista con le auto già, quando avevo 6 anni, e mi metteva i pezzi di legno inchiodati sui pedali perché non ci arrivavo, i cuscini, certo. Questi sono ricordi molto nitidi, ecco. E poi passando con i kart, ma tutto il mondo dei motori in generale, 4 ruote, 2 ruote, per poi, ecco, cimentarsi sul ghiaccio, che a me piace come disciplina. Io sono amante della neve in generale, sono maestro di sci, amante della montagna. Sì, quindi il contesto è quello giusto, esatto. Mio padre 4 volte campione italiano e allora ci siamo cimentati in questa disciplina e questo. Quindi 4-5 anni che corri? Sì, dal 2018 ho fatto la mia prima gara e ho sempre fatto dei piazzamenti in top 10, però ecco, questo weekend qua è stata la prima volta della mia vita che ho fatto primo assoluto e poi sabato, per poi, non ci credevo neanch'io, domenica ripetere il primo assoluto. Ecco. Una doppietta su una macchina storica, una macchina bellissima, che è la Lancia Delta S4. Lancia Delta S4 sì, è un progetto che abbiamo fatto noi con il team Marca Autosport, che ringrazio. È un progetto sì, di una macchina iconica, però riadattata, io la chiamo la Lancia Delta S4 2.0 in sì, gergo. Ma perché? Perché è stata riadattata per appunto cercare di vincere un campionato italiano e almeno una o due tappe di campionato italiano. Quindi abbiamo dovuto fare delle modifiche importanti, soprattutto al cambio, al rinforzare il telaio e cambiare le sospensioni. Comunque abbiamo ripreso, siamo partiti da una base che era una base di una macchina grandissima che ha vinto tutto, però se tu prendi questa macchina grandissima che ha vinto tutto e la lasci come era 35 anni fa, non riesci a competere, no, ecco, con le macchine odierne. Quindi. Sì, anche perché poi c'era un parco macchine di tutto rispetto. Sì. Cavolo, c'erano tantissime Skoda R5, la Kia Rio del maestro Gigi Galli, c'erano un po' di macchine del trofeo Andros, che è il trofeo più importante del ghiaccio, il trofeo francese, quindi sì, c'erano bellissime macchine, però vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Certo.
per riuscire poi a competere, a stare lì nei tempi, esatto. a star davanti a queste, sì. queste macchine di ultima generazione, diciamo, il lavoro sicuramente è stato un lavoro ben fatto. Sì, sì, è stato un mix di competenza di Marca Autosport che ha preparato questa macchina, partendo, come dicevo prima, da una base della Lancia del TS4 che ha vinto tutto, per poi però mischiarla con il cambio sequenziale e tutte le sospensioni, e non sono bravo tecnicamente, dovremmo poi invitare gli ingegneri che l'hanno progettata, però ecco, è stato un mix giusto tra storicità e contemporaneità. E poi, se mi permetto di dire, oltre a questo, ogni manche, specialmente in questi periodi qua, che purtroppo la temperatura non è a meno 15, quindi la pista è sempre più o meno uniforme, mollando il ghiaccio si deve cambiare subito l'assetto. Pertanto abbiamo, in una gara abbiamo cambiato 3 volte l'assetto. Sì. Certo, perché detto, le condizioni poi del ghiaccio esatto. cambiano anche con l'alzarsi. L'assetto vuol dire... tante cose, dalle gomme posteriori, dalle sospensioni, dalla pressione delle gomme, pertanto grazie anche alla squadra, perché senza la squadra non si va da nessuna parte, quindi abbiamo azzeccato tutto, cioè hanno azzeccato tutto. Ecco. A proposito di temperature, la differenza che c'è rispetto a quando le facevi tu le gare, che faceva freddo? Sì, sì, abbiamo fatto delle gare... Io ho dei ricordi a Ceresole anche con meno sì. 30. Bravissima, bravissima, volevo dire proprio questo. Ero piccolina, ma il esatto. freddo, che poi è un freddo diverso, perché è un freddo sì. secco rispetto al freddo che c'è qua, però comunque sì. era un meno 30 e esatto. il ghiaccio lì anche di vigno, meno 30. Sì, sì. E quindi adesso rispetto che... questo, difatti, a meno 20, meno 25, meno 15, dai meno 10 in su, la pista tiene il ghiaccio, è difficile che poi si arrivi a girare sulla terra. Ah sì, invece voi avete avuto... qualche curva, giorno. Sì, è mollato un po', logicamente, Priotti ha fatto dei miracoli, che è l'organizzatore certo, della sì, pista. Sì, sì, sì. Però noi dobbiamo adattarci molto con gli assetti. Sì, no, infatti mi collego a quello che stava dicendo mio padre, ogni manche è come se fosse una pista diversa, no? Ah sì. È perché parti al mattino in qualifiche, prove libere qualifiche, manche 1. Che fa più freddo, quindi è più... Fa più freddo, sono passate meno macchine e fai la pista completamente su ghiaccio e quindi hai una tipologia di assetto, per poi andare in manche 2... dove la pista cambia completamente e magari esce anche uno spiraglio di sole, e in manche 3, dove la pista ha già preso il sole da un'ora, un'ora e mezza, sono passate 80 macchine in più, cambi le staccate, cambia il grip, cambia la velocità, infatti se guardate i tempi tra manche 1 e manche 3 si abbassano, perché essendoci un po' meno ghiaccio in uscita di curva e un po' più grip, vai anche un po' sulla terra e quindi vai via un po' meglio. E per noi piloti cambia molto. Certo, quindi, poi cambiando anche la condizione cambia anche il modo di guida. Esatto, esatto. Esatto. Quindi cambia modo di guida, cambia, come dicevo prima, dove devi staccare, dove devi buttare la macchina, dove devi cambiare. Il bello è anche quello. Sì, sì, sì. Beh, sì spirito sì. di adattamento certo. in generale, però no, è importante dirlo perché... chi fa asfalto lo nota meno, lo percepisce meno. Esatto, percepisce meno, poi cambia anche sull'asfalto, la temperatura dell'asfalto, ci mancherebbe altro, però ecco, la sensazione è un po' diversa su ghiaccio rispetto all'asfalto. Qual è la sensazione che si prova a guidare su ghiaccio rispetto a guidare sull'asfalto? La sensazione è che sei un po' sulle uova, devi pensare più avanti, devi guardare più avanti e pensare già al comportamento di quel che sarà la macchina dopo, cioè prima di 10-15 metri, no? Quindi devi buttarla, anticipare e farti guidare dal muso, dalla parte anteriore, cercare sempre di tenere carica la parte anteriore per far sì di comandare la macchina. Io ho guidato abbastanza su asfalto, carte, anche auto, mi piace tantissimo l'asfalto, però è proprio
sono due tecniche completamente diverse. Asfalto è sei più, io lo definisco più robotizzato. Più statico. Sì, è, devi essere veramente un robot, cambiare sempre lì, fare sempre le curve allo stesso modo. Paradossalmente anche su ghiaccio, nel momento in cui non cambia la pista. E, quindi un po' la differenza in due parole questa. Ecco. E la differenza delle auto rispetto al periodo in cui correvi tu a queste macchine, vabbè, lasciamo il discorso a parte del TS4 che è stato costruito, assemblato apposta per il ghiaccio. Qual è la, al di là anche della questione del cambio, come le trovi? Ma, le macchine? Logicamente le auto d'oggi vanno più forte. Vabbè. Sicuramente vanno più forte. Penso, non per sminuirli, ma più facili da guidare. Noi dovevamo inventare un po' di più, perché c'era meno tecnologia, e il pilota faceva molto di più. Cioè, sicuramente c'era più percentuale di guida, però oggi il ghiaccio comunque bisogna sempre guidare lo stesso, non è che si è un robot come in una pista. Però le macchine sono molto meglio e sono più facili. Noi per esempio già se dovevamo cambiare in curva era già un problema con cambio manuale. Oggi con il sequenziale dove sei metti le marce. E sì, quindi questo è un vantaggio che ti arriva col cronometro. A livello di tempo sicuramente. Certo. Sì. Hai già fatto la differenza. Sì. Condivido. Cioè, la tecnologia è arrivata anche qua. Cioè, noi la frizione la schiacciamo quando siamo fermi, metà la prima e poi è finito. E cambia, ha perfettamente ragione. Cioè, io poi ho imparato a guidare su ghiaccio con la macchina storica, che era la Lancia Delta non S4, la Lancia Delta Evoluzione. Di cui ho una foto di là che dopo vi faccio vedere, se è quella. Quella bianca? Sì. Allora probabilmente quella. Ce n'è anche una rossa vicino nella foto, poi vediamo qua se sono loro. Sicuramente. Comunque, ed era molto più rudimentale, essenziale, zero elettronica, solo meccanica, e per fare girare il deltone bianco Evoluzione... Cioè, dovevi avere già il manico, ecco. Ricordo le prime lezioni che mi ha fatto mio padre, non riuscivo assolutamente, perché è proprio un mestiere che deve un po' entrarti, certo. Un automatismo che deve un po' entrarti, quindi condivido che la tecnologia ha fatto tanto, ecco, anche sulle macchine odierne. Volevo aggiungere su una domanda che aveva fatto prima Giovanni, la differenza tra il ghiaccio, la guida su ghiaccio e la guida su asfalto. Visto che hai fatto anche gare in salita. E sull'asfalto vedi per molto tempo il rettilineo. Noi sul ghiaccio vediamo tanto i bordi, perché così. Per tanto rettilineo vediamo poco, ecco. Certo, sì. La differenza è anche quella. Sì. E parlando di questo campionato 2024, ci sono tanti nomi importanti. Quali secondo te, a parte Ivan che non è partito in questi due round per problemi suoi, per motivi personali, chi è che temi di più? No. Intanto voglio salutare Ivan e lo aspettiamo nella prossima tappa, che sarà il 21 gennaio. Sarà il 21 gennaio a Pragelato. Esatto. E poi ce ne sarà un'altra il weekend dopo, credo sia il 28 gennaio, sempre a Pragelato. Poi sorpresa per la finale, no? Non si sa ancora la location. E ho visto molto bene Andrea Chiavenuto, tornando alla tua domanda, che con la sua macchina ex Andros ha fatto segnare dei tempi incredibili. Poi ci sono i soliti Aldo Pistono e Sergio Durante, che sono saliti sul podio domenica e stanno andando come sempre molto forte. E poi Maspoli con la Kia Rio di Gigi Galli. Chi mi ha impressionato è il pilota Ben
Pussier, esatto, francese. Il francese del trofeo Andros, che aveva una macchina full electric con quattro ruote sterzanti, incredibile, spero di rivederlo. Non corriamo nella stessa categoria, però il cronometro è sempre lo stesso, Beh, sì, la pista è sempre la stessa, quindi esatto, esatto. La classifica è quella. Lui sì, mi ha impressionato tanto, quindi ci sono 5-6 piloti che possono giocarsela tranquillamente. Quindi è tutto aperto, sì. Totalmente aperto. Beh sì, perché comunque questo campionato premia sicuramente l'abilità del pilota, ma anche la costanza, perché se sbaglia il pilota e quindi perdi una manche, perdi i punti e si riapre tutto, o se si dovesse rompere la macchina, di nuovo fai una manche con zero punti ed è tutto riaperto. Io ho avuto sicuramente fortuna, e il team è stato fortissimo a preparare una macchina perfetta. Io ho cercato di non prendere rischi, guidare il più costante possibile, e questo ha premiato sicuramente. Certo. Infatti, analizzando la terza, analizzando la domenica, quindi la seconda gara, io ho vinto solo la prima manche. Il manche 2 e manche 3 non le ho vinte, c'era gente più veloce di me, e non ho vinto neanche il miglior tempo sul giro. Sul giro. Quindi è proprio a dimostrazione che io domenica non ero il più veloce, ma ho vinto. Quindi questo campionato, l'Ice Challenge premia proprio la costanza. Sì, sì, certo, al di là di piazzare un grandissimo tempo, il fatto, esatto, di essere lì, di essere sempre lì, sicuramente devi andare. Non ci vedo tra i primi, perché chiaro, nel senso, non è che se arrivi al fondo, però il concetto, il tempo deve stare nelle prime posizioni. No, però la differenza, ad esempio, tra il sabato e la domenica, io il sabato ho un po' dominato la giornata, perché ho vinto le qualifiche, ho vinto prima manche, ho vinto seconda manche e ho vinto terza manche, e quello, vabbè, ci sta. Invece, ed ero il più veloce in pista sabato. La domenica invece non ero il più veloce in pista, però sono stato il più costante e quello ha premiato. Quello volevo solo dire, la differenza sì, tra sì, il sì, sabato, certo, e la domenica. Quanto è importante, come dicevamo prima, la squadra? È fondamentale perché cioè, il pilota ogni volta deve dire come sente la macchina, se la sente mordere, se sente che scarica i cavalli, se ha delle difficoltà, dove le ha, e la squadra forte capisce che cosa dice il pilota e lo mette in pratica. Ed è fondamentale, perché se non hai la macchina cucita su misura su di te, è molto difficile giocarsi i millesimi. Se andiamo a guardare i tempi, io ho vinto per veramente pochi millesimi, non sono vittorie da 5-6 secondi, che allora puoi avere la macchina così a caso. Qua il gap, il livello è alto, le macchine sono pazzesche, i piloti sono esperti, e quindi si gioca veramente sul filo del rasoio. Se non è la squadra che capisce dove limare, dove andare a lavorare, non puoi vincere. Certo. E per avvicinare i giovani a questo sport, cosa bisogna fare secondo te? Tu che sei giovane, quindi lo chiedo a te. Allora, sicuramente è uno sport in cui è difficile allenarsi. Eh sì, quello anche. Quindi si parte già un po' in salita, perché purtroppo il ghiaccio scarseggia, le piste anche, e quindi io amo guidare in generale, quindi appena apre un cartodromo nuovo, anche a noleggio, non cambia niente, organizzo una pizzata con gli amici e vado a guidare. Sicuramente cioè, la passione della guida in generale, posso consigliarla ai giovani, perché è sempre divertente, è sano, sì. Ridi, scherzi e fai una cosa adrenalinica a cui piace. Poi a ci sono i corsi, possono fare, sono delle giornate che le scuderie, tipo anche la nostra, organizza con dei piloti e porta una macchina e nella pista si noleggia la pista e insegnano ai piloti giovani
avvicinarsi a questo mondo. Sì, perché è importante avere il ricambio generazionale, uno sport che dico in generale, il motorsport attrae i giovani, però forse non li attrae più come li attraeva una volta, quando eri giovane tu. È vero. Costava anche tutto molto costava meno. Costava molto meno, però forse la passione era più... Sì, c'era la passione, però ci poteva permettere di fare queste gare su ghiaccio anche con delle macchine fai da te. Sì. Oggi se non è una macchina perfetta, non vai da sua parte. Sì, forse in altre categorie, nel senso due ruote motrici o le categorie con i kart cross, sì. Quelli, ecco, quello è molto... Esatto, quelli sono carini. Sì, che un giovane può iniziare così, si spende poco, giusto. Esatto, e poi sì, ci sono dei corsi con degli istruttori su ghiaccio che ti fanno capire, ecco, le regole fondamentali, poi da lì è tutta... esperienza che devi un po' farti tu, ecco, nelle tue ossa. Sì, certo. E per qua, appunto, come dicevi prima, il ghiaccio scarseggia, questi corsi li fanno quasi sempre pregelato, ci sono anche delle altre piste che posti? Allora, in cui... sì, che io conosca, logicamente pregelato, c'è un'altra pista a Saint-Rémy en Bosse, in Valle d'Aosta, Crevacol. Livigno, l'altra pista bellissima, Livigno. C'era una pista in Francia, a Saint-Chevalier, dove abbiamo anche fatto delle tappe di Ice Challenge. Ti viene in mente qualcosa? Ah, abbiamo fatto a Cervinia, però non so se fosse una pista fatta apposta per il campionato, per la tappa di campionato, sì, o una pista aperta. Comunque c'era un'altra pista a Cervinia. Non me ne vengono in mente altre, sicuramente ce ne sono altre, ma non me ne vengono in mente altre. Sì, certo, perché comunque è uno sport conosciuto agli appassionati, però sarebbe bello che potesse un po' spinto essere conosciuto un po' tutto il motorsport in generale, però questo è un settore anche più, vogliamo dire, di nicchia, meno conosciuto. Poi anche è spettacolare per il pubblico, sì. È molto carino, uno non si stufa a vedere. No. Queste gare, no, anche perché vai a vedere una corsa in circuito, quello è già più di sì, è vero. Un ice, cioè sul ghiaccio, può capitare davvero di tutto, di più, esatto. Da un momento all'altro è più inaspettato, sì, è più spettacolare, sì, vero. Sì, è molto, è molto... Poi comunque vedere le macchine di traverso è sempre spettacolare, proprio, sì, beh, no? Quello sì, al di là di generale. Poi macchine come queste che hanno 400-500 cavalli, sì, quindi vedi anche sì, velocità. Certo. Sì. Noi vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti. Grazie. Bocca al lupo per le prossimi Crepi. Round. Spero di riuscire a venirvi a vedere. Mi farebbe piacere. In una di queste, più che altro portare mia figlia che mi fa venire una testa così. E grazie ancora. Grazie a te, Diana. Grazie a voi. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Mi raccomando, continuate a seguirci su NTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Alla prossima settimana!